Prima di partire parlando di progetto di comunicazione e quindi facendo un esempio molto concreto, spiegandovi quelli che sono i tempi di promozione del libro, giustamente mi facevo osservare una persona che non ho minimamente accennato all'oggetto del comunicato stampa, l'oggetto della mail. E in effetti è una cosa importante, perché ovviamente l'oggetto cos'è? È il titolo, no? E quindi bisogna fare una scelta, perché spesso comunicando, se è un libro, vabbè, è il titolo del libro con il nome dell'autore, se ha senso che venga fuori il nome dell'autore, che sia una cosa che comunque può aver senso, ma più delle volte sì. E se è un evento, ovviamente è il titolo dell'evento, però può essere anche importante, se viene fatto in un luogo molto particolare, può essere importante il luogo, quindi bisogna fare comunque a un certo punto una scelta. Di fatto l'oggetto deve essere breve. È inutile scrivere cose troppo lunghe, deve essere breve, deve essere immediato, cioè non che dall'oggetto capisci tutto, ma deve nello stesso tempo incuriosire e, non, e dirti qualcosa, cioè dirti che quella mail a te interessa in qualche modo. E sempre facendo un salto dal comunicato, che è il mezzo ufficiale. Ci sono poi anche dei sistemi di comunicazione che sono proprio quelli di tutti i giorni che secondo me sono ancora più importanti, perlomeno per quello che faccio io sono più importanti ancora del comunicato, che sono la comunicazione quotidiana che avviene via, cioè, orale, diciamo, quella via telefono e quella via email, mail personale. E in entrambi i casi, appunto, si diceva, anche se hai tutti i punti di forza, hai tutti gli ingredienti giusti e il libro giusto, se non riesci a cogliere l'attimo e a catturare l'attenzione del tuo interlocutore, non funziona, cioè perdi l'occasione. Quindi quello che tu fai quando telefoni è quello di giocarti tutto in pochi minuti, soprattutto se l'interlocutore non ti conosce. Perché quando poi sei un ufficio stampa che lavora da anni, cioè, si creano anche dei bei rapporti, non solo di fiducia e di collaborazione professionale, ma poi si diventa proprio anche amici, allora è molto diverso. Ma all'inizio, visto che comunque parlo a persone che o se lo fanno già o comunque vogliono provare a fare il lavoro, può essere l'inizio di un lavoro, all'inizio è molto difficile, bisogna conquistarsi questa fiducia, arrivano spesso telefonate in cui non viene ascoltato, quindi niente, bisogna far finta di niente e continuare. Quello che bisogna fare prima di tutto è sapere che la prima cosa che devi fare è telefonare in un momento non sbagliato, cioè il momento sbagliato proprio il più grande momento sbagliato è chiamare nei giorni di chiusura dei giornali. Quindi prima informatevi e poi non chiamate mai, a meno che non sia una roba super urgente, ma non si chiama nei giorni di chiusura. Se si chiama si chiede sempre se è il momento giusto, se ha tempo, se si ha tempo, spesso ti dicono di no. Per fortuna ci sono persone anche educate, quindi si riesce anche a fare un minimo di ragionamento. E poi quello che si dice non deve essere appunto mai banale. Il bel romanzo, questo autore, cioè si danno le poche informazioni. Allora, questo libro, il nuovo romanzo di Cristiano Cavina, La pizza per autodidatti, sta uscendo, esce il 6 novembre, quindi tra 2 settimane. Te ne parlo adesso perché è il primo libro in cui Cristiano racconta la sua professione per la prima volta, il mestiere, il pizzaiolo. È un libro sulla pizza, ma è anche un libro sul come lui è diventato pizzaiolo. E poi vedi se ti ascoltano e vai avanti. Divertente, racconti il libro, cioè un breve trattato di psicologia. Se ti ascoltano puoi aprire altre finestre, ma in quei poco 20 secondi devi dire le cose importanti. La stessa cosa nella mail. La mail indirizzata alla persona è lo strumento che si usa di più, forse ancora più del telefono, e è veloce, rimane, quindi uno può ritornare a riguardarla, cioè, serve anche con la promemoria. Ed è importante scrivere la mail di descrizione del romanzo, in cui si racconta il romanzo, deve essere, cioè ci si lavora, si trova una descrizione, poi ogni volta si cambia a seconda dell'interlocutore con cui ci si affaccia. Io qui ho stampato, che non vi ho distribuito qui, se volete poi alla fine potete prendere, ho stampato degli esempi sulla pizza per autodidatti e sulle mail che ho scritto per Escolar. Poi vedete che sono tutte molto, magari molto vicine, però ci sono delle differenze. Se l'interlocutore è una televisione, se è un settimanale femminile, se è un quotidiano. Quindi veramente essere brevi, trovare l'idea giusta, se vedete che non funziona, si rilavora su quelle 3 righe e si cambia. E
però deve essere detto tutto, cioè il tuo interlocutore, che è un giornalista, che scrive per un giornale dove gli spazi sono sempre meno e più brevi, deve capire che in poco può capire che quella è la cosa giusta e il messaggio deve essere immediato. Non mi soffermo perché purtroppo non ho tempo. Allora, torniamo al progetto di comunicazione di La pizza per autodidatti, che può essere un esempio per i tempi. Allora, la cosa, come posso dire, l'unico nemico, facciamolo in modo così epico, che abbiamo, al di là della maleducazione ogni tanto di qualcuno, è il tempo. Cioè, l'unica veramente legge che bisogna rispettare come ufficio stampa sono i tempi, della promozione. C'è un prima e c'è un dopo. Si inizia a lavorare sul libro molto tempo prima. Cioè, chi può? Chi lavora su tanti libri, ovviamente questo discorso non lo può fare, però insomma, bisogna fare uno sforzo e cercare di lavorare veramente tempo prima. Allora, questo libro, La pizza per autodidatti, mi è stato raccontato a Roma, come vi dicevo, cioè a Roma, scusate, a Torino, era maggio, non avevo ancora letto il libro, già si ragionava sull'evento, già iniziavo a ragionarci, non avevo ancora letto il libro sono andata a Roma a parlarne con i primi interlocutori, ovviamente non solo per presentare questo libro, ma per presentare tutti i libri dell'autunno. E a Roma, le prime volte che ho raccontato questo libro, sono venute fuori le prime idee, che si sono poi concretizzate. E, ovviamente Cristiano Cavina è già un nome, non è un nome difficile da promuovere, quindi il gioco è già un po' più semplice. Questo è un libro diverso. E la pizza è un tema molto popolare, piace un po' a tutti, però sono venute fuori due idee differenti. Allora, una giornalista dell'Espresso era molto interessata al tema, il venerdì si è interessato al tema e io ho portato a casa queste due risposte, sì, richiamaci. E questo avveniva, quindi il libro è uscito adesso, a novembre, 6 di novembre, avveniva ottobre, settembre, agosto, 4 mesi prima. Incontro faccia a faccia. Poi arriviamo al momento in cui devi per forza promuovere il libro, che è il tempo del mensile. Il tempo del mensile è 2 mesi prima. La proposta mensile l'ha fatta 2 mesi prima perché deve ragionare, capire se quel libro va nella pagina libri recensione, dove va il più delle volte, salvo che non sia un tema così importante o che si presta al racconto sul mensile femminile o non. E si decide di fare un servizio, quindi tu comunque il servizio non te lo devi perdere come gioco. Poi magari è un no, come più delle volte è, però ci provi. Quindi 2 mesi prima vai dal mensile, chiami il mensile, proponi il pezzo. Un mese prima, dal mese prima alle 3 settimane prima si gioca sul settimanale. Quindi qui ritorniamo al lavoro su Roma. Sono andata a Roma, prima vista, a un mese prima sono tornata su quegli interlocutori. Quei due semini che avevamo messo lì, sottoterra, con quelle due persone, sono diventate due cose importanti. Allora, questa è la recensione sul femminile. Perché comunque Cristiano, diciamo che come al solito è riuscito a lavorare sul libro in rincorsa fino all'ultimo. E quindi il tempo per lavorare seriamente, cioè proprio di rifletterci per fare un servizio o altro, non c'era. C'era l'idea, ma non c'è stata la possibilità di farlo col giusto tempo. Quindi lì un po' ce la siamo giocata. Però è uscita questa bella recensione. Poi è uscito un servizio sull'Espresso scritto da lui, in cui lui racconta il suo libro, cioè non racconta il suo lavoro. Quindi l'Espresso ha detto: ok, a noi ci piace questa cosa. Ha senso, non nella zona libri, non nella zona cultura, far scrivere a questo autore, pizzaiolo speciale, un articolo sulla pizza, sul valore della pizza oggi, la pizza come bene rifugio per sia chi ne usufruisce sia come mestiere. Il venerdì l'ha fatto uscire contemporaneamente all'Espresso, stesso giorno, nella pagina dedicata agli argomenti culinari, con un articolo molto efficace, secondo me scritto bene. E poi contemporaneamente è uscita anche la critica, perché malgrado sia un libro sulla pizza, come dicevo, è un libro scritto da un autore.
Quindi avere un critico di letteratura di critica italiana, di narrativa italiana che scrive sull'avvenire è importante perché qualifica questo libro. Gli apre, cioè rimane, non è il libro del pizzaiolo, è il libro di un autore, pizzaiolo, specialmente tra come volete, però è un libro che si presta a più tipi di comunicazione. E nel frattempo, mentre si faceva la promozione dei settimanali, è entrata una cosa spontaneamente, cioè Vanity Fair si è interessato a questo libro. E si è interessata a questo libro per l'aspetto più, se vogliamo, più accattivante anche per una rivista femminile, ma non solo, però insomma, e ha giocato un po' tutto sul breve trattato di psicologia della pizza, che è questo momento del libro in cui lui fa una galleria di persone, cioè ti dice chi sei, tu ti leggi il libro, tu dici ok, chi sono? Io sono il tipo da Margherita, da persona che lascia le croste, l'indecisa, quello di tutto un po'. E ci sono dei momenti molto divertenti. Allora, Vanity Fair ha fatto la pagina su questo, no? Pizza per autodidatti, ha descritto brevemente il libro, ha scritto i tipi, tipologie, la Margherita, la schiacciatina, la quattro stagioni, l'indeciso, eccetera, eccetera. Tutto questo è uscito nell'arco di poco, quindi dà forza al libro, no? E, contemporaneamente, ovviamente, bisogna lavorare sul quotidiano. Allora, cosa succede? Che questo libro, me ne accorgo tardissimo, perché nonostante ci abbia ragionato tantissimo tempo fa, me ne accorgo tardissimo, questo libro esce a poco più di 10 anni dall'esordio di Cristiano Cavina. L'esordio di Cristiano Cavina è avvenuto con Alla Grande, un romanzo che lui ha scritto che va 30 anni e la prima intervista che era uscita sul Corriere della Sera e erano andati a trovarlo, questo giornalista che si chiama Carlo Bubbio era andato a trovarlo, aveva intervistato, aveva scritto questo primo pezzo su questo nuovo scrittore pizzaiolo con tanto di foto, pala, cioè sul libro sulla pala. E dico, ma porca miseria, guarda qua cosa c'ho. Cioè, a 11 anni esce un libro in cui Cristiano per la prima volta racconta il suo mestiere. Contemporaneamente mi erano arrivate delle foto al servizio di un fotografo, Alessandro Langoni, che ci ha veramente aiutato perché ci ha fatto questo servizio dove Cristiano è in pizzeria, quindi barba lunga, cambiato, ma sono 10 anni, quindi là c'era barbato, ragazzino. Adesso è un uomo, con tutto quello che ha passato, i libri passati in mezzo, la vita cambiata, eccetera. Che rimane pizzaiolo tutti i giorni e continua, anche se è autore, no, continua a scrivere i suoi libri. E ovviamente l'idea è quella di fare un'intervista, no? Quindi è ancora in corso. E siamo arrivati al momento, ci avviciniamo al momento dell'uscita del libro. Quindi vi ho detto 2 mesi, 3 settimane, settimanali, ultima settimana, cioè la settimana prima, il quotidiano. Quindi a 2 settimane dall'uscita si va a chiamare i quotidiani. Perché se anche è vero che il quotidiano lo puoi chiamare nella settimana di uscita, tipo poniamo, esce il 6 novembre che è un giovedì, il quotidiano lo puoi chiamare anche il venerdì prima, il lunedì, ma è molto in difficoltà a fare un pezzo, perché se anche gli viene in mente di fare un pezzo, come è successo per questo che stavo raccontando, anche se è interessato a fare un pezzo del genere, un pezzo ampio, si programma per tempo. Quindi bisogna andarci a 2 settimane, dare il tempo, far leggere il libro, dare la possibilità di proporlo. Queste cose sono fondamentali, i tempi. Nello stesso momento in cui si fa il quotidiano, si può fare la radio, e le radio sono bellissime perché hanno tanto spazio, diverso uno dall'altro, ci sono tante emittenti, ci sono radio indipendenti, nazionali, locali, e ci sono tantissimi spazi per i libri e per far parlare gli autori di argomenti. Quindi si fanno sia radio che fanno libri. Ovviamente Farnet, vabbè, chiaramente per tutti, ma tantissime anche radio locali che hanno il programma sui libri. Poi ci sono quelle che fanno i temi, quelle che fanno l'attualità, cioè tutto può essere, no? Basta far venire l'idea giusta. Si lavora sulle radio e le televisioni si lavora sulle televisioni molto prima, perché la televisione, anche lì sono cose importanti, bisogna sempre, cioè io addirittura sulle televisioni ci si lavora, può lavorare per anni. Nel senso che per arrivarci è molto difficile. Ci si arriva spesso col libro giusto, al momento giusto, e non dipende solo ovviamente dal lavoro dell'ufficio stampa, tutto un lavoro che la casa editrice fa. L'ufficio stampa è solo quello che poi ci mette la bocca, ci mette la frase giusta, però tutto questo lavoro di crescita non viene fatto da solo.
Si lavora con la redazione, si lavora con lo scambio di idee, si lavora col commerciale, con le vendite delle librerie. È tutto fatto insieme, un collettivo proprio. Però per dire, la televisione inizi sempre 2 mesi prima, insomma, col tempo giusto a dire: guarda, che esce questo libro che parla di questa cosa, quell'autore, loro magari Cristiano Cavina lo conoscono, però non sanno bene, perché non è che possiamo dare per scontato che tutti sappiano che l'autore, anche per quanto famoso sia, non è che ci si ricorda cosa ha fatto, quella cosa lì, quel dato biografico, il pizzaiolo, non se lo ricordano, è giusto, cioè è normale che non se lo ricordano. Quindi tu, sempre in quel po poco tempo, spazio mail o telefono che hai, devi un po' dire le cose importanti. E poi quando usi la mail, cioè tu fai la telefonata, chiami la televisione, viene perché il contatto telefonico è fondamentale, parli, presenti, mandi subito la mail, non fai passare tempo, mandi la mail, cioè ritorni sul tuo argomento in breve, e da lì quella mail ti serve per linkare a tutto quello che a loro interessa. Se hai materiale video, benissimo, se hai interviste da far leggere, benissimo. Per quello che dico, lavoro sull'autore, perché se ha fatto un'intervista tempo prima su un altro libro, ma che prende quel tema lì, cioè che dove viene fuori quella sua abilità lì, tu la devi usare in quel momento lì. Se lui ha scritto un servizio su un giornale, Fulvio Hervas, che ha scritto magari dei servizi sul tema o comunque argomento più scientifico, oppure ha recensito dei libri di quell'argomento lì. Io, se la devo proporre alla televisione, questa cosa la devono sapere. Perché se Fulvio Hervas mi scrive un libro che è la sua, che rientra nel suo campo, questo è un punto di forza. Diventa un interlocutore. Allora è ovvio che la risposta televisiva, per lo più, è dei programmi che sono magari tematici, e questa sì, però noi chiamiamo degli esperti, no? È vero. Non tutti, per fortuna, in alcuni casi l'autore è ammesso. Perché comunque io sono convinta che l'autore, non esperto, perché non è uno che ha studiato in quel campo lì, cioè Fulvio sì, però come insegnante, quindi non è un assoluto esperto scrivendo narrativa, possa raccontarti quella cosa lì in un modo un po' diverso e possa farla arrivare in modo diverso. Quindi io lavoro molto su questo principio qua. Non dico che ci riesco sempre, non ci sono ancora riuscita bene, ma ci arriviamo. Cioè, secondo me si possono creare degli spazi. Cioè, l'autore purtroppo non sempre viene considerato né come un artista, perché ragionamenti di questo tipo mi sono stati fatti. Cioè, l'autore sì, ma l'autore, ma come fai? Perché comunque sei musicista, sei musicista, l'uomo di spettacolo, l'uomo spettacolo, l'autore. Allora la cultura va un pochettino rivalorizzata tutta, no? Discorso soldi, no? Cioè è proprio la cultura veramente della letteratura, del libro su cui bisogna lavorare. E adesso stavo parlando di televisione. Allora arriviamo al punto in cui il libro esce. Allora è uscito il libro, è arrivato, va in mano ai librai, tutta la patata va addosso ai librai. Gli abbiamo fornito tante informazioni, se ci sono, se no gli abbiamo fornito comunque, se non altro, degli spunti. Cerchiamo di fargli leggere i libri, ma anche lì non è che tutti i librai possono mettersi a leggere tutti i libri, anche se è amico della Marcus e Marcus, non è che tempo per leggere ci sia. Poi la costringo a tornare indietro dopo. Ah, dimmi. No, semplicemente è chiaro che la tempistica tutto, ma la difficoltà principale, questo E dai, però a tre, cioè. No, no, penso che il volume faccia no, un no, cinepiù. non impara. No, semplicemente non c'è. Allora, è chiaro che la tempistica è importante. Il problema, penso, poi fondamentale sia quello di trovare il referente giusto, cioè tutti penso che quelli che lavorano in casa editrice magari provano a spedire affari netta al venerdì, però è ovvio che ricevere attenzione nella marea di libri che arrivano è praticamente impossibile. Ha sfruttato il potere cioè dicendo sono l'ufficio stampa della Marcos e Marcos, posso parlare con Brunella Schisa, posso, oppure è una rete di contatti che già Fai la un esempio Marcos e Marcos bellissimo. aveva, oppure è stata costruita nel tempo, in che maniera, cioè sfruttando la Quindi vuoi forza del l'esempio marchio pratico in personale? generale, cioè Sì. conta, perché è chiaro che penso che non ci si rivolga alla redazione culturale del Sole 24 Ore, ma a un referente specifico. Sì. Allora, questo fa parte del lavoro di sempre di ricerca continua che deve fare un ufficio stampa.
contando che la cosa più importante di un ufficio stampa è il numero di contatti che ha e la solidità dei contatti che ha. Quando sono entrata io in casa editrice, che erano 9 anni fa, quindi tanto tempo fa, non c'era una persona che faceva ufficio stampa, quello, solo quello. Faceva una collega, sempre a contatto con l'editore, ma faceva anche altro. Quindi c'era un archivio di contatti, la casa editrice è storica, quindi ha contatti con autori, giornali da tantissimo tempo, critici, quindi non è che sono entrata in un posto dove non sapevamo, cioè loro sapevano già quello che dovevamo fare. Però è ovvio che una persona che lavora su quello può solo far crescere quell'aspetto lì. Poi i tempi sono anche cambiati, quindi c'è stato tutto il passaggio, per cui sembra sempre più importante spingersi e lavorare su quella cosa lì, sulla ricerca, i contatti, diventa sempre più importante la promozione adesso. Quindi il primo lavoro è stato veramente passo passo, si sfrutta con tanto che sia, spesso la persona va in pensione, non lavora più, quindi ogni volta si perde, non è che tu hai trovato il tuo contatto e ciao. Io ancora adesso ho contatti solidissimi, mi è capitato soprattutto in questo periodo che comunque ci sono riduzioni, tagli, cambiamenti, prepensionamenti, che perdo i miei contatti. Quella un po' è la crisi, nel senso che comunque vado in crisi io, nel senso che mi manca l'appoggio, cioè la persona con cui ho lavorato per anni non ce l'ho più, devo rifare da capo. E questo è il continuo lavoro, la ricerca. Ovvio che sapere che tu puoi chiamare la redazione di un giornale, parlare con la segreteria e farti dire sempre chi è il referente dei libri. Questa è la cosa più ovvia che deve esservi detta. E ci sono dei centralini RAI, che è difficile magari trovare, si insiste, io stavo giornate con l'altoparlante, cose, insomma bisogna insistere, bisogna fare, quel lavoro lì di ricerca del contatto è una cosa continua, che all'inizio si fa quasi a tempo pieno, per arrivare al contatto giusto, poi magari ci arrivi e lo bruci, perché non sei stato bravo a raccontare, però è un altro discorso, poi ci torni su quello. E questa cosa di ricerca la continuo a fare anche io adesso. Allora, pizza, io non ci ho mai lavorato sulla pizza, quindi la mia ricerca questa volta è stata sulle trasmissioni televisive, che non ho ancora fatto bene, perché per ora mi sono concentrata sulla cosa facile, sui miei contatti. Bisogna portare Cristiano Calvino in una trasmissione televisiva. Devo riuscire a fargli fare la pizza. Le riviste della cucina. Ho provato, ho mandato la mia mail, 3 non mi hanno neanche risposto, una mi ha risposto e uscirà il pezzo su un mensile di cucina importante, uscirà a gennaio perché sono arrivata tardi. Quindi ogni volta, e per quello che dicevo, ogni libro ha una promozione personalizzata, perché ogni libro ti permette di continuare quel lavoro, cioè di ampliare. Ovviamente il successo di Se ti abbraccio non aver paura è innegabile, che ci ha dato, ci ha aperto tantissimi contatti, io non credo di essere riuscita neanche a salvarli tutti purtroppo, perché è talmente frenetico che il lavoro di registrazione dei contatti mi diventava difficile farlo per rispondere, quindi tantissime cose, non vorrei dirlo proprio così, me l'avrò perso sicuro, però tantissimi contatti sono nati lì. Il fatto di riuscire a soddisfare quasi tutte le richieste televisive, radiofoniche, con impegno altissimo da parte sia del protagonista, di Franco, sia di Fulvio, di essere riusciti a fargli fare tutto senza dire vabbè, ma questa non è così importante, infatti ho fatto quella cosa lì importantissima, adesso questa cosa è minore, non la faccio. No, la devi fare, quella presentazione lì la devi fare, ci metti 2 anni ma la fai. Fulvio si è fermato a contare presentazioni alla 200, ha detto vabbè adesso non la contiamo più, ho detto sì Fulvio, lascia stare, perché non puoi dire di no. Se tu prima hai proposto e hai proposto, hai passato anni a proporre, adesso ti viene detto, adesso scusa, me lo mandi questo autore che è successo? Tu devi, se non puoi ovviamente dire guarda adesso non può, cioè io, abbiamo detto tantissimi no, abbiamo avuto tantissime persone che hanno detto ma come, ma voi che, ma non riusciamo, non c'è il tempo, lui insegna, cioè non ce la fa, quindi bisogna che aspettate un attimo e poi siamo riusciti a recuperare tutto, quasi tutto, poi alcune cose no, cioè, però secondo me non, è sempre un lavoro di non superficiale. Cioè non devi essere superficiale, mai, neanche quando te lo devi permettere. E il lavoro di ricerca del come faccio a trovare quel contatto, la Brunella Schisa il contatto ce l'avevo, è stato difficilissimo, cioè, proprio ansia, Brunella Schisa era un'ansia tremenda, cioè chiamo la Brunella Schisa. La Brunella Schisa è uno dei miei contatti migliori, nel senso che è una persona che io ho conosciuto, è una persona
simpatica, bella, che se mi sente dire una cosa del genere scappa da ridere, sicuro, e che mi dice, adesso sta diventando anche buona, siamo buoni, gli ho detto, Brunella, mi fa, vedi come sono buona, che adesso che tu metti, faccio questa cosa, gli dico, sì, Brunella, non vorrei mica perdere il tuo personaggio, nel senso, stai attenta, perché Brunella si sa come una persona che, ufficio stampa nuovo, la metteva molto in difficoltà. Molto in difficoltà e sono tanti, sono tantissimi. Io all'inizio, cioè, la mia prima telefonata è stata una tragedia perché ho chiamato una persona brava che mi ha messo a mio agio e non sapevo, cioè, non mi ricordavo più cosa stavo dicendo. Quindi bisogna molto scusarsi perché all'inizio non si è capaci e comunque si è in soggezione. Poi si impara sul singolo libro, si imparano insomma, dei modi, si capisce anche molto quando si parla se uno ti sta ascoltando e bisogna non andare in crisi se uno non ti sta ascoltando perché magari uno ti accorgi che scrive e dici cavolo te! E poi magari non riesci più neanche a finire il tuo discorso perché dici porca miseria ti hai messo in soggezione, no? Bisogna insomma avere un po' di pelo, permettetemi un po' di e niente insomma questo è sicuramente sono tutte cose che io ho imparato sul campo, non ho fatto una scuola e il mio editore mi ha aiutato tantissimo, stiamo ancora imparando adesso delle cose, soprattutto sulla televisione, sul modo, cioè il ragionamento, il pensare al come fare, guarda se così funziona, ma forse qua abbia sbagliato, non, il messaggio non era chiaro, metterla così, cioè è sempre un cambiamento. Per, sì. Allora, questa è una domanda interessante, cioè quanto investiamo noi su Jacopo Maggio? Allora, anche qui, ragionamento personalizzato. Io li mando i libri, no? Li ho sempre mandati e li continuo a mandare adesso dove penso, immagino che molti editori, o comunque mi hanno detto che tanti editori più grandi magari tendono a ridurre il costo del copio omaggio. Io sono convinta che il libro così che ti arriva, a parte che poi vai in redazione, ci sono pile, cioè praticamente hanno i mobili fatti con i libri. Quindi tu dici oddio, senti se non telefono questo. Spesso mi capita di mandare libri e non so neanche di averli ricevuti. Quindi il fatto di poi tu essere attento e dici ti ho mandato il libro, ti ho mandato la me, ti chiamo perché controllo che tu il libro l'abbia ricevuto, è fondamentale. Cioè non dare mai per scontato che tu quello che hai fatto sia servito è fondamentale. Cioè, tu quello che hai fatto può essere servito, ma non puoi esserne sicuro. Quindi devi sempre essere super scrupoloso quando invii il materiale, controllare la foto, la copertina gliel'ho mandata, no, però me la chiedono. No, magari non te la chiedono, esce il pezzo senza copertina. Tu devi essere attento a tutto. No, no, no. Allora, io mando il cartaceo, cioè io mando il libro. Io mando il libro. Allora, ci sono tantissime persone che mi chiedono le bozze in PDF, il libro in PDF, perché magari mi dicono, guarda che mi hanno affidato il pezzo, lo devo scrivere per dopodomani, mandamelo subito. Allora, è ovvio che si può fare il corriere che ha un costo e comunque il libro ti arriva il giorno dopo, quindi ci sono persone che preferiscono leggere sul tablet, quindi c'è questa richiesta. Io quando posso mando il libro. Allora, di mio progetto, posso andare dalle 50 copie proprio di lancio, si parla del lancio del libro quando mando il comunicato e decido, ok, ho mandato il comunicato, mi rispondono quei tot di giornalisti che me lo chiedono e io li metto nel lancio e comunque io decido che quegli altri tot di giornalisti quel libro lo devono avere perché io o gliene ho parlato o gliene parlerò o penso che ci sono molti che non amano essere contattati e non li contattiamo. E penso che comunque a ricevere quel libro questa persona lo possa apprezzare. Anche 100 copie. Anche 100 copie. Poi però aspetta, aspetta, quelle 100 copie che io ci ho investito, ho detto secondo me 100 o secondo me 50. Poi il lavoro continua. Non è che si fermiamo lì, cioè no. Non è che, cioè ci sono case editrici che probabilmente dicono, allora tu ufficio stampa hai 70 copie, omaggio, appunto. Ciao. Noi siamo in casa di edizione indipendente, quindi non c'è questa, non siamo strutturati in questo modo. Cioè, ogni volta c'è il ragionamento e viene fatto a criterio. Io se una persona mi chiede un libro, blogger o che sia, io cerco di mandarglielo il libro.
può capitare che, non so, ci sono, le richieste aumentano esponenzialmente, mi arrivano tutte insieme e non ne posso far uscire chissà quante. Allora magari dico, guarda, abbi pazienza, adesso io il libro non ce l'ho, omaggio, abbi pazienza, te lo mando più avanti, se vuoi. Però appunto dicevo, quelle 100, quelle 50 è il progetto. Poi dopo arriva il lavoro successivo. Ti ho interrotto forse la domanda, chiedermi un'altra cosa su questo. Allora, pochi, pochi, perché se io se fosse, cioè, allora, magari vengono letti come lettore nell'arco della vita, tutti, non lo so, mi auguro, tanti verranno regalati, quindi verranno letti, e, cioè, se io dicessi mando 100 libri o 100 pezzi, vabbè, non vengo neanche qua a raccontarvi nulla, no, non è così, ne vengono letti una parte, ma è la possibilità. E la possibilità di far leggere il libro. E, tante volte chi scrive i pezzi non ha il tempo di finire di leggere il libro, no? Questo, cioè, è innegabile, non è che possiamo pensare, cioè, bisogna dare, infatti quello che dico l'ufficio stampa, non dia mai, io ho mandato il libro, se vuole questo se lo legge il libro, le informazioni le trova, no, non è, la trasmissione televisiva che ti chiama l'autore, la trasmissione radiofonica che ti invita l'autore, ma come mi ha chiamato ieri sera in aeroporto, mi ha dato la trasmissione radiofonica, mi dice guarda il libro non mi è ancora arrivato, mai sì, lo invitiamo, ok, io gli mando il libro, poi gli mando delle informazioni sull'autore, perché questa si deve preparare entro 2 giorni. Magari non ha mai conosciuto Cristiano Cammino, come fa a sapere cosa chiedergli? Al di là del libro, ammesso che riesca a leggerlo tutto, cioè gli vuoi dire quelle cose importanti che non siano sbagliate? Perché guardate che c'è un pezzo di questo libro di Ignazio Scolaro, lui è il libro che sarà oggetto del workshop. Lui è un giornalista spagnolo, un blogger molto conosciuto, fondatore di Pubblico, ex fondatore di Pubblico, e c'è un pezzo, adesso non lo troverò mai, infatti. Ah no, ho messo la linguetta, che furbo. Vabbè, che dice praticamente che ogni volta, dice una teoria, dice che di norma ogni volta che sei a conoscenza di un fatto, perché ne sei proprio protagonista o perché l'hai visto da vicino, trovi una media di 3 errori in qualsiasi informazione pubblicata al riguardo. E poi va avanti. L'errore c'è sempre. C'è sempre. Il fraintendimento. Quindi bisogna essere più possibile precisi per far sì che quella cosa che esce, visto che quella cosa e non ce ne saranno 2000, esca bene. Perché quell'errore poi si tira dietro. Cioè il fatto che sia uscito una rivista dove è stato detto Diario di viaggio di Franco Antonello, io ci ho messo un sacco a far capire che non era il diario di viaggio di Franco Antonello, è un romanzo che raccontava quel viaggio lì, che è diverso, perché se no si sposta proprio la bilancia. Quindi bisogna fare il possibile per dare l'informazione giusta, che venga recepita come giusta, e non dare per scontato che la persona l'abbia capito. È questo che voglio dire. Comunque no, non penso che siano 100 copie, cioè è solo possibilità di lavorarci, quella lì. E poi bisogna trovare il tempo di riuscire a fare quelle tue telefonate una volta che il libro l'hai inviato, perché spesso non riesci, cioè tu dovresti inviare il libro, comunicato, invio libro, email personali, telefonate, esce il libro, pochi giorni prima che esce il libro tu devi aver fatto il recall, che è la richiamata. Ti è arrivato il libro, ti è piaciuto, non l'hai letto, guarda, però leggilo perché ti faccio, cioè l'attenzione si ferma lì. Il libro esce ed escono le cose, e si va avanti. Quindi io continuo quelle 100 telefonate, non le faccio 100 perché non sono mica, ma anche perché se no non, cioè, di quei 100 magari solo 30 quelli che devono essere chiamati perché gli altri non vogliono essere chiamati o che ne so, ci si arrivi con la mail, eccetera. Io non so se ho sempre il tempo di fare tutto quel lavoro lì che andrebbe fatto. Quindi l'idea è quella che io so cosa dovrebbe essere fatto, io cerco il più possibile di farlo. E che quando una volta che è uscito il libro, inizia la seconda fase. E penso che gli uffici stampa che lavorano per i grandi editori, che pubblicano, che promuovono tanti libri insieme, questa seconda fase non la riescano a fare. Cioè, la riescano a fare solo per i libri importanti, che è la domanda che mi facevi prima. Cioè, quindi l'idea è che il libro esce e tu continui. A Marcos e Marcos? Allora, la Marcos e Marcos pubblica come narrativa 13-14 libri l'anno. Quest'anno sono usciti più libri, perché sono usciti più libri di questo formato. Cioè abbiamo la collana principale che è Gli Aglianti.
questo è un altro formato, Marco Sultra. E io mi sono ritrovata in questi 2 mesi a promuovere. Allora, a settembre, sentite il miracolo di cosa riusciamo a fare, riusciamo a far uscire solo un libro, che è una roba, cioè noi di solito 13 libri, dici uno al mese, però non è mai così. E ci sono i mesi estivi, che agosto non esce niente, dicembre non esce niente, eccetera. E quindi sono di solito 1/2, o si incastrano così. A settembre c'è solo un libro di poesia, perché è talmente importante che, anche se è poesia, siccome la casa editrice nasce come un casa editrice di poesia, noi siamo convinti che per quello che stiamo facendo adesso sia il momento di ritornare con forza a promuovere la poesia. Esce Fabio Pusterla, che sono 4 anni che lui pubblica, è un poeta importante, che viene è ticinese, ma scrive probabilmente uno dei poeti più importanti in lingua italiana, quindi è importante questa uscita. Gli diamo spazio, esce da solo. Poi ovviamente tutto si concentra tra ottobre e 6 novembre, quindi a ottobre c'è stato Paolo Nori, che è molto importante, il romanzo cioè è importante l'autore ed è il romanzo importante di Paolo Nori, secondo noi. Ignazio Escolar, autore sconosciuto, quindi molto difficile da promuovere, bel romanzo, breve, poi ve ne parlo, per cui il lavoro si sposta. Non posso puntare sulla stampa con la stessa forza con cui parlo di Paolo Nori, non funziona, ci provo, non funziona. No, è ovvio. Esce insieme ad Escolar un altro libro, che è Una misteriosa devozione di Carlo Zanna, storia di scrittori e cani molto amati. Un libro che funziona, perché sono 44 storie, 44 racconti scritti bene, piacevoli, leggeri, allegri, di grandi autori, viventi e non, in relazione col loro cane, ma non è il libro sui cani, è un libro che parla di rapporto quasi umano. E il libro funziona, 4 pagine sul Venerdì, il Giornale, è un libro anche fatto di foto, è un libro che può vendere molto bene a Natale, è un libro che può essere regalato, quindi il lavoro c'è, non è che puoi dire, cioè, anzi, devi lavorare molto sulla promozione di questo libro. Ed esce Cristiano Cavina, La pizza per autodidatti, altro libro fondamentale dell'anno, Cristiano Cavina, è questo libro. Quindi il lavoro, sono 4 libri che tu devi lavorare, sì. Escolar, capisci che non puoi, cioè che hai già provato, e quindi sospendi un po' la mano e lavori su un altro discorso, in un altro modo, che è quello che vi spiego. Non abbandoni l'idea che possano uscire le recensioni, cioè quindi io continuo a parlare di Escolar per far uscire dei pezzi, comunque l'autore si deve far conoscere, però lavori anche in un altro modo, che poi vediamo. E lavori molto con Paolo Nori, Carlo Zanda e Cristiano Cavina. Ovviamente a questo punto, visto che i libri funzionano a livello promozionale, ti arrivano le richieste, quindi tu devi organizzare le interviste, devi tenere dietro tutto, quindi il lavoro aumenta e quindi devi lavorare di più del tuo orario, quindi cioè questo tu che devi decidere se sfrutti questo momento. Io decido che devo sfruttare questo momento, perché non ci possiamo permettere di dire io alle 6 vado a casa, perché non esiste, perché con la fatica si fa a promuovere i libri, nel momento in cui funziona, ma chi te lo fa, cioè come fai a pensare di non esserci? Quindi è proprio una cosa che è molto legata alla passione che tu metti in quello che fai, e sacrifichi quei momenti, cioè questo mese qua è un po' sacrificato, questi 2 mesi qua, per tutto il resto. Come organico abbiamo i 2 editori, con cui si continua a confrontarci, c'è tutto uno scambio di idee, poi abbiamo la redazione, e ci sono io come ufficio stampa, e in questi mesi mi sta affiancando un ragazzo che fa lo stage, e comunque sia, visto che comunque, come avete capito, c'è un discorso di progettazione, creazione, di azione, pitine e patan, però c'è anche molta manualità, e invia il libro e fai la scheda e la copertina non va bene, rifalla, e fai la scheda sull'autore, cioè c'è anche tutto un lavoro di redazione di ufficio stampa, cioè fornire i materiali giusti, scegliere le foto da dare ai giornali. Quindi ci sono 2 ragazze che fanno lo stage in redazione, che sono state reclutate, cioè chiuse praticamente a redazione per queste uscite, perché capite anche il carico di lavoro in redazione, e poi a un certo punto io gli ho chiesto di aiutarmi in ufficio stampa come mano. E poi ho il collega che lavora tra libreria e ufficio stampa, che segue tutte le presentazioni, per cui il carico delle presentazioni è tutto sulle sue spalle.
E poi c'è il commerciale, e poi c'è un altro collega che segue la segreteria, i corsi di letteratura rinnovabile, che fa tutto il discorso sulla letteratura rinnovabile. Ovviamente quando poi ci sono i grandi eventi di letteratura rinnovabile siamo tutti sulla letteratura rinnovabile, e lì il problema è capire come fare a tenere sui libri, c'è cioè tutto. Ovviamente ci vorrebbero, cioè, ovviamente se potessimo essere di più sarebbe molto meglio. Sì, allora i due editori che sono Claudia Tarolo e Marco Zapparoli, Claudia Tarolo è anche l'editor, io tutti i giorni parlo con lei, telefonicamente ieri questa cosa dell'invito a Roma, guarda che hanno chiamato, l'ho chiamata mentre facevo un evento a Book City, poi mi ha detto ma non mi dà neanche il tempo di finire il mio intervento, dico no, devi essere sempre presente, sempre reperibile, insomma, e la vedo, la sento tutte le sere, tutte le sere, scusate, non so perché, tutte le sere le racconto quello che è successo, come ha reagito, cioè proprio, oh, guarda, ho chiamato questa che ha fatto così, quella, proprio la chiacchiera, cioè non è una riunione, è una chiacchiera, in cui si capisce anche come reagiscono le persone quando gli presenti le cose, si aggiusta il tiro, si pensa a come fare a farsi venire delle idee che ogni tanto vanno a finire sul marketing con cui lavori con l'altro editore, l'altro collega, ogni tanto il collega ti dà un'idea che riguarda te, il tuo campo, quindi è tutto veramente uno scambio. Noi siamo una casa editrice che adesso ha proprio una casa, una palazzina su tre piani, prima eravamo tutti in un pian terreno e lavoravamo nella stessa stanza, che era problematico per il casino, ma sicuramente funzionale per riferirsi le cose. E adesso siamo separati, quindi spesso andiamo su e giù a raccontarci le cose, a dire senti, mi è venuta questa idea, cioè la cosa del, mi è venuta l'idea, è continua. Proprio per quella necessità che dicevo prima di, non, di trovare altre strade per il libro, no? Allora, ah, ripetiamo la domanda. Allora, ho già acceso. E la mia domanda era, volevo sapere come gli uffici stampa interagiscono nella fase di promozione insieme con i blog e i blogger. Allora, blogger, siti, social e tutto fanno parte, questo non ci siamo ancora arrivati, fanno parte da diverso tempo ormai di una comunicazione che si fa, si deve fare e si vuole fare, perché è anche un modo, blog è sempre un intermediario, il blogger, però il social è sempre un modo, come dicevo prima, di comunicare direttamente col lettore. Non tutti, non tanti sono quelli che comprano il giornale. Tantissimi sono quelli che ovviamente sono su internet, guardano, curiosano. Ovviamente è un mondo talmente ampio che è molto difficile orientarsi, quindi si va a vedere quelli che sono, quelli che funzionano di più. È comunque un continuo divenire, perché se questo mese c'è una classifica che dice il primo è quello lì, poi il mese dopo è quello là. Comunque, il discorso è che se uno mi chiede un libro, io la prima cosa che faccio è vado a vedere cosa fa. Se scrive, cioè se il libro lo usa, lo legge e ne scrive, il libro glielo mando. Se il libro non, cioè, si pubblica le quarte di copertina, no. Cioè, o sì, magari la prima volta, però poi no, se me ne continui a chiedere, perché allora se tu, la tua idea è quella di scrivere, chiamarmi il libro e poi pubblicarmi la scheda stampa, non ti serve leggere il libro. Però se tu scrivi e non sei neanche un professionista, ma sei un lettore, che dà voce a quel libro a modo tuo va benissimo, cioè quella è comunicazione. Poi ci sono dei blog più importanti, altri meno, però non, quel discorso del snobbare qualcuno funziona anche in quel sistema lì. E vorrei da parte mia essere più attiva nella proposta, cioè nel dire guarda, a me è capitato con tanti libri, non adesso che ne ho quattro e quindi non ce la faccio perché non si può, cioè non, bisogna anche capire cosa si può fare e trovare le priorità. Perché se non si capiscono le priorità si finisce in un gran casino. Mi è capitato quando c'era il libro al mese, o quando ci sarà il libro al mese, di lavorare sul web, cioè dire ok, questo libro, che
che è così, è più letterario, allora va su quei determinati siti, allora io la poesia, siti di poesia, quei siti lì, proposta, propongo. Libro più, magari, non so, più di intrattenimento, giallo, per un pubblico più ampio, quel tipo di sito lì, proposta. Quindi essere propositivi, non solo ricettivi, cioè non solo reagire al guarda che ho visto che. Comunque sappi che noi abbiamo due gruppi email solo fatti di siti e blog. Quindi quando qualcuno ci contatta, non sempre se mi dimentico, però vengono registrati e ricevono i comunicati stampa. Quindi cioè, c'è un discorso di comunicazione e dovrebbe essere ampliato, secondo me, quando si potrà, potrò. Cioè, l'idea è proprio quella di ampliare anche quel settore lì, di farlo meglio, perché sono convinta che personalmente lo faccio, ma lo faccio quando posso, invece secondo me bisogna investire, conoscere meglio, creare delle reti lì dentro. Non, cioè ci sono tantissime cose inutili, cioè è ovvio, il problema è che è come i libri, quando ce ne sono talmente tanti che poi devi trovare quello che fa bene, no? Però aprendo un blog, dedicandoci qualche minuto, leggi due cose, già lo capisci se uno ci ha messo qualcosa di suo, se c'è un discorso, una progettualità, se non è una cosa, ah, io da lettore magari lo aggiorno una volta al mese, no. Allora, insomma, c'è anche, insomma, devi fare sempre una ricerca, una comprensione di quello che è, come quando dico che devi prima di promuovere un libro sapere l'edicola, no, tra virgolette, cioè sapere chi hai di fronte. Devi conoscere, dicevo, devi conoscere il libro, ho dimenticato di una cosa importantissima, perché devi conoscere sì il libro, devi conoscere altrettanto bene gli interlocutori, cioè devi conoscere il venerdì che gusti ha, sapere gli spazi del venerdì che sono gli spazi della cultura, la rubrica di Brunella Schisa, i gusti di Brunella Schisa, se non è che poi va a dire oh ti conosco così bene che li so, no, però più o meno intuire cosa gli può piacere. Gli spazi degli altri spazi del venerdì, perché il libro non è solamente lì in cultura, c'è anche altro modo di parlare del libro, le radio, i quotidiani, è molto difficile, cioè è tutto un lavoro di conoscenza, e arrivare a parlare con le persone sapendo che quell'interlocutore lì è sensibile a quell'argomento, sapere che quella testata è sensibile a quegli argomenti e che gli piace quell'autore lì, quindi è ovvio quel discorso del progetto, no? Del quanti libri mandi, è fatto anche sulla base di quello che io penso che possa funzionare, cioè ci sono, vabbè, okay, i capi servizio che più o meno ricevono tutti i nostri libri, no? Perché non voglio essere così presuntuosa da dire io so i tuoi, cioè, no, no, quindi tutti i libri devono avere la stessa possibilità. Però poi nel collaboratore, l'intermediario, c'è un ragionamento. Sì, sì, ma intanto io non so più cosa vi ho detto. Aspetta, no, proverò a ricordarmi io. Posso fare questo? Allora, ne riparliamo fra un mese solo perché. Allora, è un discorso che non è mai, cioè non è mai stato detto, no? Però io penso che sia ovvio che se tu, persona responsabile di determinate pagine, che sono poche, io ho portato un paio di giornali, però voi immagino che mi muovo. Aspettate. Ne ho portati pochi perché. Perché ne ho portati pochi? Cosa ho portato? No, ne ho portati troppo pochi, non ve li faccio neanche vedere. No, perché sennò è veramente. No, allora ritorno qua. Allora, gli spazi sono talmente pochi che il tuo interlocutore, per quello che dico, non puoi pensare che questo sappia, non puoi pensare che questo ti dica no perché tu gli stai antipatico, perché non gliene frega niente del libro. Perché risponde a un'altra cosa che non è solo il tempo, è anche lo spazio. Lo spazio dedicato ai libri è pochissimo, quando saltano le pagine sono quelle che saltano. Questo nelle riviste come nei libri, la radio è un altro discorso. E quando tu devi, anche sui siti, perché però stiamo sempre parlando di un quotidiano, no? Cioè il sistema del non di un sito nato con un altro spirito, è quello, perché la cultura non rende,
no? Non attira l'attenzione, non, è meno interessante. Meno persone leggono quegli spazi lì. Forse bisognerebbe ripensare al modo in cui si parla di cultura, ecco, dico io. Però vabbè, io non sono un'esperta, non sono. Però io sto ragionando su questo modo qua, cioè sdoganare il libro da quel modo lì, cioè il sistema tradizionale. E quindi se tu hai poco spazio devi selezionare, se devi selezionare devi puntare su quella che è per te, sto parlando al posto della persona che decide la pagina, su quella che è, può essere la cosa più interessante alla casa editrice in quel momento. Se hai due cose importanti è facile che una delle due non vada, perché comunque hai anche tanti interlocutori, tante case editrici che fanno cose belle, non siamo mica... È ovvio che io avendo tutti questi bei libri non è che ho potuto parlarne con tutti gli interlocutori, cioè l'ho fatto quando sono andata a Roma, ho presentato tutti i libri, ho visto le prime reazioni e poi sono tornata diretta su quel singolo libro. Carlo Zanda separato da Cristiano Cavina, separato da Paolo Nori. Quindi ci deve essere quella progettualità lì. Poi molto vai a braccio, molto vai a risposta, però ci deve essere un'idea per cui tu... inizi a promuovere le cose tutte insieme e poi vedi le reazioni e poi ti concentri su delle proposte anche un po' ragionate, a raggiera. Perché sennò ti veramente ti calpesti da solo e non dai spazio agli autori. Quindi non è giusto non dare spazio, come dicevi tu, no? Come fai, quando è? Ogni libro può avere il suo spazio. Ovviamente se tu promuovi un autore che è meno noto con un autore più noto, ti schiacci. Quindi devi fare anche un minimo di ragionamento in quel senso lì. Approfitto della manomissione del microfono in modo da poter fare finalmente una domanda a senso. Allora, devo tradurti le occhiate? No, la posso intuire. È chiaro che è fondamentale far uscire la recensione, è sì? Altrettanto fondamentale, dopo che la recensione esce, promuoverla, cioè farla leggere. Bravo, bravo. Il punto è, molto spesso, capita sicuramente che ci siano recensioni entusiaste, recensioni che sono finte schede di presentazione manomesse, recensioni tiepide, recensioni negative. Negative, sì. La vostra politica qual è? Quella di... Ma sei proprio antipatico comunque, mi fai sempre delle domande molto difficili. Ricordati che devo essere diplomatica. No, ho capito perfettamente la domanda e anzi, fai bene a farla. Anche nella rassegna. No. Allora, funziona così. Ogni tanto escono delle recensioni brutte, cioè giustificate o meno che siano, no? Non è piaciuto il libro. Succede. Per fortuna è raro, perché vuol dire già non si parla di libri, più se ne devi parlare male, mi viene da dire porca miseria, potevi fare altro. Comunque va bene, ci sta che il libro subisca una critica, soprattutto se è un libro di un autore noto, quindi spesso la critica non viene data all'autore meno conosciuto, perché perde anche senso, magari l'autore è noto, ma il tuo libro non mi è piaciuto, te lo devo scrivere così. Ok, in rassegna stampa, proprio tecnicamente noi in rassegna stampa del sito la mettiamo, ci deve essere, cioè comunque è uscita, ci deve essere. Ora dirti che io faccio un post per dire, ah sapete che Tizio Caso mi ha detto che questo libro fa schifo, no, cioè, Dio mio, no, però in rassegna stampa c'è, sì, perché è corretto che il lettore, siccome c'è, ci deve essere un po' di trasparenza anche, è corretto che il lettore che va a vedersi la recensione, molte case editrici non mettono la rassegna stampa sul sito, altre sì, noi pensiamo che ci debba stare perché ha una sua funzione, perché permette a una qualsiasi persona di andare sulla pagina del libro, sapere cosa ne diciamo noi come quarta di copertina, sapere cosa ne dicono gli altri, che siano librai, che siano giornalisti, che siano blogger, che siano lettori. Quando ci arriva, ovviamente non tutti i lettori ci scrivono la recensione, anzi è molto difficile, però è capitato che qualche libro, per esempio con Cristiano Cavina, un suo libro, ci sono arrivate delle mail di lettori, non scritte come recensione, oh ti scrivo la recensione, ha scritto delle mail talmente così, in cui in poche righe ha raccontato il libro che l'aveva messa. Idem ai librai ovviamente, c'è stato per un momento anche la richiesta, non so se lo stanno facendo ancora, i miei colleghi, di dire ai librai, guardate, mandateci il vostro commento, cioè voi cosa ne pensate di questo libro? Noi pubblichiamo l'opinione del libraio sul sito e l'idea sarebbe su Facebook, che ancora non è partita, ma è quello che vorrei fare,
è di mettere la rubrica proprio della voce dei librai, cioè dell'opinione del libraio, perché comunque è un esterno esperto però, che è importante, perché ovviamente se io ti dico che il libro è bello, io sono interna, quindi puoi fidarti come no. Se lo dice un addetto al lavoro, una persona che vende i libri, che li legge, si parte dalla lettura, ha un valore completamente diverso. Cioè, a voler fare, ci sono tantissime idee per i social, rubriche dedicate alle scuole, dedicate alle copertine. Noi per esempio il nostro Facebook, io parlo solo di Facebook perché Twitter è proprio lo sta gestendo un altro collega, quindi è tutto collegato, nel senso che i soggetti da comunicare sono le stesse cose, sono due strumenti, due linguaggi diversi. No? Su Facebook la cosa che adesso vogliamo partire, stiamo partendo con Instagram, quindi c'è l'idea di ovviamente l'immagine perché funziona, perché stiamo facendo anche dei progetti di laboratorio dedicati alla fotografia, ed è ovvio che la coerenza vuole che tu lavori su quell'aspetto lì, non solo sulla voce, l'audio, gli audio, le letture, ma anche sull'immagine. E su Facebook l'idea è quella di far vedere cos'è la casa editrice nelle varie sezioni, cioè come arriva il libro, il cartone del libro aperto, e come si fa la redazione, cioè il mattoncino dopo mattoncino, raccontare il lavoro in casa editrice, che può interessare, come no, ovviamente. Però fare proprio aprire una finestra, aprire una porta e dire ok, noi facciamo così, c'è questa cosa. Poi c'è tutto il ragionamento promozionale, ovviamente anche sui libri in uscita. Tormentone Pizza, siamo partiti una settimana prima con foto di pizze. Cristiano cammina con la pizza, il libro, Vanity Fair è uscito, in copertina c'era Ben Affleck, allora ci siamo inventati la stupidaggine che tipo sarà Ben Affleck, che tipo sarà quello da Margherita, è impatto il post, cioè ogni cosa viene ragionata, se può funzionare, in che modo, come ti faccio, non posso fare la vetrina della rassegna stampa perché è una cosa molto stupida, perché cioè che cosa facciamo, siamo il tempo a dire oh, è uscito questo, bisogna creare ogni volta un post diverso che abbia un raccontino, diciamo, che sia un raccontino di quella cosa lì. E ovviamente deve essere fatto meglio, cioè noi non ci stiamo, cioè ci stiamo provando, però il famoso tempo forza lavoro richiede che ci dobbiamo lavorare meglio. Sì, volevo chiederle, per quanto riguarda la questione dei social, da quando utilizzate Facebook per la promozione di un libro piuttosto che di un evento, avete riscontrato un maggiore incremento per quanto riguarda la partecipazione? Degli eventi? Sì, in generale anche dello stesso libro, ecco, rispetto a prima, alla comunicazione tradizionale oppure no? Sì. Allora, c'è da dire una cosa, che nel frattempo che si affermava ai social scendeva molto il peso della cioè un tempo quando usciva la stampa si sentiva molto, adesso quando esce la stampa si sente molto meno, e, a parte che è più difficile farlo uscire, quindi di conseguenza nel frattempo si sono affermati i social, cioè tutto un discorso unico praticamente, e quindi è vero che adesso non ne puoi più fare a meno, cioè l'evento, se devi fare l'evento su Facebook per forza, è uno strumento di comunicazione fondamentale ormai. Ed è bene che sia così perché ti permette di interfacciarti con il tuo lettore. E spesso si sa che i pezzi che finiscono sui giornali, no? Cioè, tipo molti giornalisti che lavorano sull'online dicono ma tu sai che noi abbiamo tipo tot passaggi più che il quotidiano che viene letto da meno, che ne so, questi ragionamenti qua, che poi sono sempre quelle cifre che vai a capire, cioè che senso hanno, non è molto difficile capire. Però il passaggio di un post dove ti faccio leggere una cosa che è uscita su un giornale, cioè se tu non hai comprato il giornale edicola, tu quel post lo vedi, quindi funziona anche quello. Quando esce la rassegna stampa, infatti il lavoro dell'ufficio stampa, dopo che ha promosso il libro, continua perché deve raccogliere e riutilizzare, si raccoglie la rassegna stampa, si lavora la rassegna stampa, si mette sul sito, si mette sui social, non tutta ovviamente, perché sennò diventerebbe una vetrina, si fa un ragionamento e si fa voce e si fa lo stesso ragionamento con i festival, con le librerie, cioè se mi esce ecco per esempio mi esce tutta questa roba su Cristiano Cavina, no? Questo libro noi pensiamo che sia un libro che si possa vendere molto bene anche adesso, soprattutto sul Natale, perché è un libro piacevole, bellissimo, leggero, divertente, eccetera, tutto quello che vuoi, che puoi regalare oltretutto, perché è un tema che, cioè,
un po' anche originale, se vuoi, l'originale nel senso che non è un libro solo sulla pizza, è un libro che si può leggere anche come libro, proprio come racconto, diciamo. Quindi secondo noi ha uno spunto commerciale abbastanza forte. E quindi escono tutte queste cose, tu cosa fai? Vuoi non dirlo alle librerie? Allora, cioè, certo che puoi non dire, visto che se tu non ci pensi, dici ok, ho da fare 5.000 cose, non ci penso. E quindi il libraio magari se ne accorge da solo, se glielo dice al cliente, se legge il giornale, eccetera, eccetera. Ma perché non prepari una specie di, adesso mi viene book che è una parola terribile, non prepari la tua rassegnina selezionata, ci metti su una copertina, lo mandi ad alcuni librai, lo mandi via mail, oppure dici, mandi un comunicato in cui dici guardate che sta uscendo questo libro, che è uscito a quella cosa lì, oppure il tal data, Paolo Nori va in quella trasmissione televisiva lì, tu li devi un po', cioè devi fare questo tipo di comunicazione a chi vende il libro, perché gli dai uno strumento per vendere meglio e per promuovere meglio quel libro, quindi è un continuo. Cioè non puoi, è proprio quello che dico, non puoi lavorare solo fino all'uscita del libro, perché poi lì è una cosa, è come l'autore, cioè non finisci lì, vai avanti. È tutto un accompagnamento del libro nella strada verso il lettore che continua tanto oltre. Ci sono tanti libri che hanno una coda lunghissima, devono avercela, poi il tempo del libro in libreria, lo sa meglio chi lavora in libreria, non è molto stretto, quindi tu devi continuare a lavorare subito con forza e poi continuare con altre, per altre strade. Quindi per esempio l'idea di Lello Gurrado, l'idea della scuola, l'idea che vedremo anche pomeriggio su Escolar, è quella di dare la possibilità di vita al libro al di là del momento dell'uscita, facendo invitare l'autore in Italia, lavorare, perché un altro momento di comunicazione è quando c'è l'evento, quando c'è l'autore in Italia, se è straniero, se c'è l'autore italiano che va alla Fiera di Roma. Lì si ritorna, io ritornerò a parlare settimanale di Cavina adesso, perché va a Roma alla Fiera del Libro. Ritornerò a parlare di Paolo Nori dopo 2 mesi adesso, perché va alla Fiera del Libro. Ogni volta che c'è un evento, quella è l'occasione, per chi non l'ha sfruttata prima, di tornare su quel libro. È per quello che tu raccogli e devi tenere in mente e lavorare col cervello per creare un circolo che va però verso il microfono. Ciao, senti una domanda. A proposito appunto di ciclo di vita del libro, a volte capita, come hai giustamente detto prima, che per motivi che non sempre dipendono da un'errata comunicazione, forse c'è anche un po' di colpa o insomma di dolo, però magari può capitare che un libro esca anche con una buona idea, un buon tema, in un momento in cui magari viene schiacciato perché contemporaneamente escono altri libri, magari di autori più famosi, che riducono l'attenzione sul tuo libro magari buono, che magari può trattare lo stesso argomento, o può avere una sorta, diciamo, di comunicazione ridotta per svariati altri motivi. C'è un'attenzione su un super autore, insomma, sono tantissimi motivi. La mia domanda è possibile, indipendentemente da quello che tu mi parlavi, di cui tu parlavi, cioè l'evento, che ovviamente fa riportare poi il nome dell'autore in auge, c'è la possibilità di rilanciare un libro, conoscendo il fatto che le librerie hanno un ciclo di vita, insomma il ciclo di vita del libro nella libreria è breve, che c'è il problema dei resi, eccetera, eccetera, ricomunicare quel libro e provare a dargli nuova vita, oppure bisogna sempre in qualche modo collegarlo con un'operazione di rilancio che poi sia legata appunto agli eventi, a un nuovo tipo di comunicazione, a una commemorazione, che ne so. Cioè vuoi dire? Si può risalvare? Cioè, basta quell'evento lì, quella partecipazione lì, quel festival per ripartire con una comunicazione, o ci deve essere un progetto di nuovo dietro? Una nuova campagna, è possibile o inutile allora, secondo te? Allora la campagna, che se intendi il comunicato stampa sul libro, è unico, cioè è uscito quel libro. L'occasione per riparlarne può essere molteplice. È uscito quel libro, che ne so, è uscito un libro. L'autore straniero, perlomeno con noi, tantissime volte viene invitato mesi dopo a un grande festival. Quella cosa lì, quel festival lì, è la nuova occasione per riparlare di quel libro. Perché l'autore viene in Italia, lo puoi intervistare, si rimanda un comunicato stampa solo su quella cosa lì.
quindi l'oggetto del tuo comunicato stampa in questo caso è, che ne so, Miriam Taves al Festival di Letteratura di Mantova. Parli dell'evento, parli del libro. Ovviamente hai già della rassegna da qualche parte che ti serve per da dare all'ufficio stampa del festival, così capisce se può avere importanza o meno a chi promuoverla, a quelli che non hanno ancora parlato. Quindi è un'occasione anche l'evento che fai in una qualsiasi parte d'Italia, a Bologna, a Bari, la presentazione, cioè c'è anche tutto. Io purtroppo non posso parlare di tutto perché è talmente, cioè più qui, questo lavoro qua, più si lavora, cioè non so se è una fregatura, cioè è una fregatura, sicuro. Più lavori, più può andare bene, e più va bene, più devi lavorare. Quindi sta un po' a te vedere cosa vuoi fare nella vita. Però c'è anche tutto il discorso della promozione locale. Quando ho detto che io sono entrata con Cristiano Cavina, e ho detto che con Cristiano Cavina ho accompagnato tutta l'Italia, vuol dire che io il 70% del mio lavoro era non organizzare, seguire le presentazioni di Cristiano Cavina e promuovere Cristiano Cavina a Reggio Emilia, a Roma, a Legnano, cioè piccolo centro, grande centro. Ovviamente la comunicazione si fa dove c'è, non so, la provincia sul quotidiano che copre quel territorio. Ogni presentazione era strumento per far uscire un pezzo su quel giornale lì. Ogni giornale locale, cioè voi qui in ogni città si compra un giornale, si legge il nazionale che va dappertutto e si legge il locale. La pagina locale è una buona pagina perché spesso si legge più del nazionale. Quindi lavorare sul locale serve per gli autori italiani tantissimo. Gli autori stranieri, vabbè, è ovvio che lo fai quell'unica volta che vengono, quindi non puoi avere il richiamo. Ma l'autore, quello che dicevo prima anche Paolo Nori, ogni territorio può avere un suo lavoro. Cristiano Cavina per questo ha fatto, cioè ci ha fatto conoscere tantissimi territori, ci ha fatto conoscere tantissimi posti e tantissimi ancora non lo conoscono, perché cioè, comunque pensate al carico di cose che si possono fare. Fulvio Hervas con il successo del libro, ovviamente ogni volta che un libro è forte, che ti permette di andare in giro tanto, ti crea dei nuovi contatti, di nuovo modo per lavorare. Quella presentazione piccola che viene fatta, piccola nel senso che è unica, che non è un festival così, se, cioè, se sei solo tu a comunicarla in questo senso piccola, cioè tu, sei tu casettrice che dici al quotidiano di Brescia viene Cristiano Cavina. Se tu lo fai, il quotidiano di Brescia, se premesso che ti ascolti anche lui, perché poi le dinamiche quotidiane sono le stesse dei nazionali, nel senso che sono, hanno i tempi stretti, hanno lo stesso spazio, non sanno di cosa stai parlando, cioè tutte cose uguali, no? Quella cosa lì funziona. Se l'autore torna in quel posto lì, si aggiungono i lettori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io sono convinta che l'evento, il grande evento, che ancora non sono riuscita a parlarne, il grande evento, come anche l'evento più ristretto, serve anche per quel motivo lì, per poter promuovere, oltre che per far vivere dal vivo il libro. E adesso tra poco andiamo in pausa. E una cosa che ritorneremo su questo sul momento del workshop. Nel workshop vi ho già detto che faremo un lavoro concreto dove io smetterò di parlare perché mi sta andando via la voce, ma anche perché lavorate voi creando dei gruppi in base a quanti sarete, decideremo come fare questi gruppi di lavoro. E prima di faremo un cappello solamente brevissimo sul, anzi lo faccio adesso in questi 10 minuti, così è tolto. L'informazione. Perché un ufficio stampa adesso non può più essere solo l'ufficio stampa che manda i comunicati, che fa uscire le recensioni, le interviste, pitine, patà? Perché c'è un cambiamento nell'informazione. Allora, io al Festival della Comunicazione di Camogli, che hanno fatto quest'anno per la prima volta, ho sentito solo un incontro, perché partecipavamo come letteratura rinnovabile, quindi avevo da lavorare. Ho sentito un incontro che era del direttore della stampa, Mario Calabresi, che ha detto una cosa, ha fatto una riflessione anche divertente, cioè quindi non troppo da detti lavori, riflettendo sul cambiamento dell'accesso all'informazione, cioè sul fatto che adesso, rispetto a anni fa, l'informazione che ci arriva è 24 ore su 24, cioè continua e frammentata. È come se lui faceva un paragone col cibo, no? L'aperitivo dell'informazione, dove tu vai all'aperitivo,
compri da bere, diciamo, e mangi di tutto, un pochino di qualità dubbia, perché comunque è gratis, e ti arriva di tutto. Tutto nello stomaco, la digestione fa quello che deve fare, nel senso quello che può fare. L'informazione ti arriva continuamente, se leggi il giornale bene, ti arriva in un certo modo, vai su internet, vedi il blog, vedi i social, ti arriva sul telefono, ti arriva al supermercato, ti arriva sull'autobus, sui treni, ti arriva in continuazione, cioè ci sono continui aggiornamenti dei telegiornali, per cui non è che tu dici cronaca, è successa quella cosa lì, ok, è successa quella cosa lì, poi la risento, no. Continui aggiornamenti in cui continuano a cambiare anche, potrebbe essere così, no, ma l'aggiornamento è questo, cioè un continuo bombardamento che carica molto l'informazione, la notizia, e che ti disorienta, no? Oltre al fatto che si riduce, cioè c'è proprio un discorso di brevità dell'informazione, non se fate caso che si tende a essere brevi, ci sono i giornali che fanno una politica diversa, cioè decidono che essendo quotidiani, essendo su carta, devono differenziarsi. E quindi dicono noi facciamo approfondimento, quindi noi, se leggi noi, puoi digerire, cioè puoi mangiare e digerire, ma tantissime informazioni ti arrivano in quella modalità lì. Parlando di web, si va sulla riduzione, cioè si va sulla recensione lunghissima del libro a articoli fatti anche dai giornali molto brevi, cioè come se fossero delle notizie. Quindi c'è una frammentazione dell'informazione che ti deve far ragionare, ti deve far pensare che deve cambiare il sistema della tua comunicazione da ufficio stampa, che devi sapere che devi essere breve, che devi essere, appunto come dicevo, efficace, e che devi, per forza, secondo me, questa frammentazione ti deve portare a pensare che in qualche modo devi ricostruire qualcosa. Cioè devi arrivare a ricostruire qualcosa, e quel modo di ricostruire è di persona tendenzialmente, ora non voglio dire, cioè è un lavoro, uno dei tanti, che è quello di incrociarsi, lavorare sul trovare appunto nuove strade al libro insieme in tante modalità, costruire con creando degli eventi dal vivo, perché dovete tenere conto che lettore spesso adesso, cioè perché ai festival ci sono così tante persone e poi tutto questo non si traduce in vendita, no, questo è un tormentone, nel senso che se ne parla sempre e non si sa dire perché, beh ovviamente perché il festival è un bel momento di vivere quel posto, quella città, quel paese, quindi chiunque ha voglia di vivere, cioè di vedere un po' qualcosa di diverso a casa sua e di godersi la città in quel modo lì, quindi viene da dire che è vero, il festival riesce a rendere godibile una cosa e funziona, non sempre si traduce in vendita, però il lettore è vero che tende sempre di più a partecipare, cioè chiunque di noi, lasciate perdere i lettori, tende a partecipare, se vai a vedere informazioni sugli alberghi, poi magari tu ti vai a vedere il commento di TripAdvisor oppure dei viaggi, cioè vuoi sapere cosa ne pensa il tuo collega normale, diciamo, quello non addetto ai lavori, cioè ti fidi di quello, vuoi dire la tua, i post hanno una risposta, un commento, si partecipa, cioè cambia proprio l'interazione, avviene anche tramite il web, no? E questa cosa, quindi lettore spettatore, tu gli puoi far assaggiare il libro in quella modalità lì, cioè devi inventare un po' il modo in cui capisci che quel libro, cioè puoi prenderti quella oretta e metterti seduto comodo e magari leggerti il libro. Come glielo fai capire? Obbligandolo a leggerlo, digli guarda che bello, guarda. Allora gli fai assaggiare il libro, gli fai venire voglia, è solo l'assaggio, l'evento è l'assaggio del libro, lo devi fare con una modalità un po', se il libro lo richiede, deve essere sempre molto in linea, deve essere coerente questo, cioè non è che nel libro drammatico, uè, facciamo un gioco sul libro, no. Cioè ci dà un discorso di conoscenza, di coerenza, ogni libro ha una sua personalizzazione, nella promozione, nella creazione di eventi, ogni libro ha il suo, ogni autore ha il suo e quello che gioca su, cioè giochi sempre sui punti di forza del libro e crea degli eventi che hanno che fanno assaggiare il libro in una modalità diversa, più spettacolare, e questo mi fermo perché lo facciamo pomeriggio.